Siete pronti? Sì. Posso andare quando voglio? È stranissimo farlo con te, molto strano, però mi piace il fatto. C'è ragione. C'è molto ragione. Allora, benvenuti e bentornati, non lo so, non mi interessa, dal SMT, più precisamente da S dell'SMT. Oggi sono qui con il grande, famosissimo Zan, famoso in tutta... Ok, Italia per le sue bellissime dimentiche russe, le sue preparazioni dei fucili russi e anche come importatore, possiamo dire, importatore di cose, di materiali russi. Oggi siamo qui non per osservare quanto lui sia bello o altro, o cattivo, perché in effetti lo è, e mi ha spaventato prima. Siamo qui a recensire questo. Zal, per favore ci indichi che cos'è. È un PSS Vintroez della King House, arrivato da poco dalla Polonia. Questo fucile qua in Italia, correggimi se sbaglio, che potrei sbagliare, non è ancora arrivato da nessuno. In Europa soltanto, a quanto pare, dalla Polonia. Al costo di... 360 euro. 360 euro. Eccolo qua. Abbiamo un fucile, qualità King House, quindi qualità molto elevata. Materiali esterni pazzeschi, perché abbiamo calcio in legno viola multistrato. Minchia, preciso, eh? Poi abbiamo il rivestimento del dietro, il pad qua di gomma, molto bella, molto bella al tatto. Abbiamo completamente tutto in metallo, giusto? Tranne il caricatore in ABS, anche il senzatore è in metallo, tutto solido perfetto, non si muove un cazzo, tra i pali niente, il caricatore, vabbè, è normale. Cioè, c'è niente da dire, il fucile esteticamente che è, cazzo, è perfetto, poi è... anche da più vicino. È bellissimo, è bellissimo, poi farò ovviamente fare il video, aggiungerò il video tutto quanto, è fantastico, è veramente fantastico. Ora, caro Zan, dall'alto della sua magnificenza, o della sua possenza, non so neanche se in italiano, ma non so che cazzo, tanto ormai, ci puoi illustrare un po' dove si va a infilare la batteria? Certo. Osservate bene, io non lo tocco perché comunque il fucile non essendo mio. Niente di più semplice, qua sotto vi è un bottoncino che una volta premuto permette lo sgancio del silenziatore. Che poi silenziatore non è perché... No vabbè, è finto silenziatore. Finto silenziatore. E nel quale troviamo lo spinotto e dove c'è l'apposito spazio per la batteria. Ah, la batteria, ci sta una batteria che è lunga... fai in conto un 20 cm buoni, quindi batteria, quindi ci sono veramente tantissime batterie. Ovviamente noi l'unico che abbiamo a casa non ci sta dentro, ci sta dentro. È normale, sì. E una cosa bella di questo silenziatore qua è, una volta comprata la batteria adatta, si può riempire tutta la parte in eccesso di gomma piuma, quindi ridurre il suono e quindi far diventare il finto silenziatore un vero silenziatore. Vero. Quindi nel calcio legno non va a finire la batteria, non è abbattibile, giusto? No. Ok. Qua dentro non si infila la classica, il classico siluro da K, batteria siluro da K. Ci faccio illustrare allora come si spara con questo fucile. Quali sono le varie modalità di sparo, la sicura, raffica, singolo, semiautomatica, cazzo varie. Allora, ha un selettore molto simile a quelli della K, ma sostanzialmente diverso. Così è in sicura e basta farlo scattare che abbiamo la possibilità di sparare. Quindi sicura adesso, sparo. Sì, appunto. Sicura e sparo. Vabbè, adesso non c'è la batteria e sono stato attento a non dire singola e raffica, perché singola e raffica vengono scelti attraverso un apposito selettore dietro al grilletto, col quale scegliamo appunto se sparare in singolo mandandolo verso destra o in raffica mandandolo verso sinistra. Quindi abbiamo praticamente due levette di arruolamento, possiamo definire due levette circa. Di selezione. Sì, okay. Uno è semplicemente la sicura e l'altro per scegliere il singolo raffica. Bellissimo. Poi abbiamo, vabbè, il lop-up, il classico pop da K, o MP5, ovvero il classico, la levettina. Sì. Quindi, se abbiamo provato prima a sparare, in effetti, lo dica lei,
fa cagare con mio papà. Vabbè, ma questo è abbastanza normale per i fucili della King Arms. Non è il massimo. Io non posso dirlo perché non sono un esperto di meccanica. Io sono esperto di giocate e delle parti estetiche molto belle, tutto qua. Lui, essendo un meccanico professionista, sa e può dirlo, si può permettere di dire che fa cagare con mio papà, che fa cagare. Cagare no, però c'è molto di meglio. C'è. Diciamo. Ci abbiamo messo mezz'ora a regolare con mio papà, sì, e neanche ci siamo sì. riusciti, eh. Quello sì, è vero. Allora, il fucile esce, overjoule, non overjoule. Arrivato dalla Polonia esce overjoule, quindi va modificato. E va naturalmente abbassata la potenza. Perché ovviamente però, la moglie è la molla da camion, classica molla da camion. Però abbiamo di buono che il gearbox è un classico V3 da AK. Quindi molto semplice da. Molto semplice da. Molto affidabile, robusto. Sì, esatto. E molto semplice da smontare, rimontare o cambiare i vari pezzi. Esatto. Quindi poi abbiamo il classico mirino AK, AK piano. CH. Vedi che qua l'esperto entra subito in campo. E così deve fare. Mettiamo subito il fucile, No, sto tentando di mettere la cover, che in questo modello è macchinosa da mettere, ma tutto di guadagnato perché è un difetto. Non deve essere macchinosa da mettere. Beh, perché sì, se è sta ben più sta più salda delle cover della normale K. Vabbè, ok, vedi. Allora, è un difetto in un certo senso, ma è allo stesso tempo un pregio. Vedi, io questa cosa qua non l'avrei detta, perché abbiamo qua il grande esperto. Vedi? Adesso ti spavano il ginocchio. No, non farlo. Perché? Non farlo. Ok. Oh, adesso l'ha messo. Un bel tratto ha fatto. Vedi subito. Oh, ora è perfetto. Ok. Ora, ci racconti qualcosa del tacchi di mira? Vabbè, il sistema sì, è identico a quella da K. L'unica differenza è che per riprendere il modello vero, i numeri incisi sono differenti. Al posto di andare dal 10 all'800, come per i modelli da K47 o dal 10 al 1000 per i modelli come la K74, va dal 10 al 4, dal 42, cioè 420 metri. E l'attacca frontale è leggermente diversa, ma il sistema è lo stesso. È una vitina che se alza si abbassa, se riuscite per arrivare all'altezza. Comunque il mirino così alla fine nel soft air è inutile, perché comunque anche se si alza non è che devo sparare a 420 metri. No, infatti noi sbagliamo comunque a 40 metri, però devo dire che è bello solido quello, è bello solido. Questo sì, è bello solido. Bello solido, ma anche un bel clack potente quando ritorna al primo posto. Quindi cazzo, adesso faremo vedere il fucile come gira, attacchiamo la batteria, ci scusiamo perché non abbiamo la batteria adatta, quindi dovremmo tirarlo senza silenziatore, che poi alla fine non serve un cazzo, perché il rumore non cambierà assolutamente. Beh, c'è anche da dire che il silenziatore esterno tiene bene in sede la canna interna, quindi mi permetto di attaccare. Abbiamo un caricatore da 330 colpi. Mi sembra di sì. Ok, vabbè. 300 colpi all'incirca. Li pesca benissimo. Venga un po' più indietro, così adesso può sparare verso di là. Per far sentire il rumore e la reattività del singolo. Siamo in singolo. Faccia un bel sbilanciamento da qui. E non ne perde uno, eh. Ora andiamo a finire con una bella raffichetta, spostando il selettore vicino al grilletto. Allora, abbiamo una batteria da 7.4, la King Arms raccomanda di utilizzare una 11.1, quindi l'ingranaggio teoricamente potrebbero supportare una 11.1, quindi la raffica aumenta a prescindere. La molla dura sfavorisce la raffica, quindi un portare al joule il fucile aumenterà ulteriormente la raffica. Sicuramente qualche pallina al secondo. Quindi abbiamo la precisione, e adesso vedremo di farvi capire quanto cavolo sul fucile qua è preciso, anche se adesso è over joule e anche la canna interna non fissata bene, dato che non c'è il silenziatore. Però poi mi facendo qualche tiro a cazzo, diciamo. Ad minchiam, tira bene da Dio. Quindi, questo calcio qua è fantastico, cioè al tatto e all'imbraccio è fantastico. Sinceramente me l'aspettavo leggermente più corto, ma infatti come primo acchito possiamo dire, a prima vista, primo imbraccio, l'ho sentito un po' troppo lungo. Sì, i primi 10 secondi, poi basta, perché mi sono abituato subito. Ah, per attaccare l'eventuale ottica, sì, i punti. Con la batteria attaccata, grazie, ho paura. Quindi non ti sparo? Non so, faccio paura lo stesso. Ok, e per attaccare un'eventuale ottica abbiamo
lato una slitta come cioè simile ma diciamo diversa dai modelli di AK, e simile perché è studiata per montare anche diversi tipi di ottiche notturne, ma questo nel software ci importa poco. Cioè, che cazzo? Vabbè, a meno che non voglia spendere migliaia di euro, no. Ce ne frega il cazzo, in generale. Uguale perché monta qualsiasi slitta laterale da K o ottiche sia repliche che originali da K, quali PS1, PSOP, cioè POSP, eccetera. È l'esperto quasi va a sentire comunque. E poi abbiamo anche una cinghia. Sì, vabbè, l'attacco per la cinghia che deve. Che comunque sembra un po', faccio un po', fare un po' cagare, Però. Eh sì, naturalmente è già. Figa forte, ha un punto, il secondo punto dove ci potremmo attaccare. Qua. C'è proprio qua? Eh sì. Ah, questo qua. Che lo spusto. Oh, no. Sono cose che scopro anche io, cosa non ci sta. Sì, l'abbiamo aperto da poco, diciamo. Quindi, abbiamo portato poco, abbiamo portato la scatola mezz'ora fa, quindi. Infatti, sì. Allora. E appunto perché l'abbiamo aperto da poco, non abbiamo ancora avuto modo di vedere gli interni, la meccanica. Ma però aggiungeremo tutto poi, ma poi sì, magari in futuro. Quindi. Puoi compilare questo, ti faccio compilare le conclusioni? Certo. Lo compro! Appena arriverà in Italia o arriverà a un prezzo leggermente più basso. Sì, anche perché. Cioè, apri i portafogli, sborsi i soldi, lo compro subito perché è un fucile spettacolare da vedere. Fantastico da imbracciare. Fantastico da imbracciare, super comodo. Fantastico. Cioè, fucile da comprare assolutamente se ti piacciono questo tipo di modelli qua, anche perché il VSS, anche se è un fucile a cecchino, rimane comunque molto molto corto. Adesso vi faccio vedere. Molto diciamo che molto molto corto, cioè molto è molto più corto di un K74. Sì. Eppure rimane anche bello sottile, quindi non si ha anche difficoltà a infilarlo in posti stretti. C'è anche da dire che è molto leggero. Fantastico, ci può anche ovviare al problema della lunghezza del turbano, tralasciabili la parte del calcio. Sì, non è molto realistico, ma però vabbè, si può fare. Sì, sì. Quindi ragazzi, quando arriverà in Italia comprate su fucile, datemi una possibilità perché è fantastico. Quindi dall'SMT, anzi da S dell'SMT e dal nostro carissimo, dica il nome, esatto. Non è abituato a fare i video. Che carino. Non mi picchiate. È tutto, è la prossima recensione che sarà fra pochissimo, ma che metterò a fare una recensione di questo particolare setup e di questo particolare setup. A voi. Faccio saluto. Facciamo qualcosa di più serio. Lo sdavo via. Ah, vedi? Sei più serio. Adesso scommettiamo che non è preso un cazzo. No, non è preso. Ciao ragazzi, eccomi qua, io sono Emma della SMT e volevo ricordarvi che Emma, cioè S, è un bastardo perché a me e a chi non ha invitato, appunto, non ci ha invitati per fare questa recensione, quindi è un bastardo. Un saluto a Za, grandissimo, numero uno, l'ho beccato anche nel treno. Volevo ricordarvi che dovete iscrivervi al canale, dovete iscrivervi su Facebook, condividete su qualsiasi social network, pollice in su, commentate, e niente, la prova di tiro cercheremo di farla nella nostra sede, anche la prova crono, e appena riusciamo a reperire di nuovo il fucile, e niente, un saluto a tutti quanti gargiule e le gargiulle, e basta, questo è il mio posto di lavoro dove ho appena finito di editare appunto questo video. Ciao a tutti e alla prossima recensione, sempre su SMT Airsoft Motherfucking Pussy on the Table.